Ciao amici, adesso voglio farvi un po' di tutorial sul trampolino perché per i principianti, per i neofiti, per persone che non vengono dal mondo di super jump ma siete i nuovi in casa, volete saltare al meglio, voglio aiutarvi non solo a saltare al meglio ma a capire come aprire, come chiudere, come saltare e diciamo snocciolare questa domanda che molti di voi mi state scrivendo sui social: qual è la differenza, quale misura scelgo per me? Allora, non esiste, questo è molto importante, una differenza della tensione. Qualcuno dice, sai, si può essere più morbido, meno morbido, cambia la tensione del trampolino. È vero che cambia il trampolino la tensione, ma non è un plus di cambiarlo. C'è un giusto tensione di tutti i miei trampolini che sono uguali sia per 111, versioni home, quello nero, che sorregge fino a 120 kg, 115, che sorregge fino a 150 kg peso utente, sia di 122 che è quella professionale, quella che mandiamo nelle palestre, perché comunque adesso vi spiego la differenza della grandezza. Ma il, guarda, vi faccio vedere, appoggio prima la rossa, ok? Perché io a millimetro calcolo la tensione della stuoia, perché la stuoia fondamentale è la tensione, che non è né troppo morbido né troppo duro, ok? C'è un giusto punto dolce, sweet spot si dice, il punto dolce in inglese, che fa sì che quando sono sulla stuoia le ginocchia non si pronano, non si chiudono perché non è morbido, ok? Più o meno quando sono sul trampolino le ginocchia sono parallele. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è, non devi essere troppo duro, ok? Perché se è duro è come se stessi saltando a terra e ti spacca la caviglia, ti spacca le ginocchia, ti spacca la schiena. Perché molte persone pensano che il trampolino è come saltare a terra. Nulla potrebbe essere più errato di questo concetto, perché se notate, io affondo, sprofondo sul trampolino, ok? Grazie alle molle che colgono la mia discesa sul trampolino per poi aiutarmi a risaltare in su, e questo mi protegge la schiena. Ma adesso vi faccio vedere quello più grande e poi ti spiego perché la differenza. Guardate che la resistenza è stata calcolata, ok? Calcolata a millimetro, di essere similare, più possibile. Vedi? Anche qua. Le ginocchia sono frontale, i piedi sono piatti, ok? E posso saltare sempre con quella discesa. Allora, qual è la differenza tra le due diverse larghezze? Le due diverse larghezze è una questione di comodità in altezza, perché se tu sei un uomo di 1,80 m, vi consiglio 122, perché la tua leva, magari se tu sei alto così, quando apri le gambe, per una questione proprio geometrica, le tue gambe saranno più larghe delle mie, perché io sono alto un 174, ok? Così, più sei alto, più ti consiglio di prendere un trampolino più largo, perché io non voglio che voi dovete guardare dove mettete i piedi. Infatti, nel lontano 2008, quando ho inventato il trampolino, la prima cosa che ho cambiato era la dimensione. Su livello mondiale, il trampolino più commercializzato era soltanto 1 m, ma saltavi così piccolo, 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 ed in più non avevi questa elasticità di queste forze G che ci aiutano a avere tutti quei risultati metabolici. Ok, così, quando parliamo della grandezza del trampolino e le costruzioni della tua altezza, facciamo che io sono appunto medio, sono 1,74 m, così io tranquillamente salto anche sulla 115. Se ti sei più piccola di me, diciamo da 1,70 m in giù, potresti tranquillamente prendere un 111, perché comunque le tue leve saranno più corte. E se tu sei più alto di me, ti consiglio di prendere quello più grande, perché proprio fisicamente uomini, persone alte, hanno un passo lungo, più lungo della gamba, e così salteranno meglio su super jump. Allora, molti di voi mi chiedete non solo della larghezza, ma la differenza tra quella esagonale e uno rotondo. Allora, spesso e volentieri le persone si fasciano la testa prima di rompersela, ok? Allora, io voglio farvi vedere una cosa. Perché avete mai saltato su un trampolino rettangolare, quelli che si trovano nel Luna Park per caso? Ok, avete mai notato se sbagliate il punto di arrivo su quelli, diciamo, del Luna Park, che sono un rettangolo,
Il punto dell'arrivo è preciso. Se tu sbagli e atterri leggermente dall'altra parte, o ti viene un controcolpo bestiale sulla schiena, o ti lancia su trampolino accanto a te, ok? E schiaccia il bambino accanto a te, la mamma Luna Park, diventano tutti irascibili perché ti stai schiacciando il bambino. Non sto scherzando. Però ragazzi, è molto importante di saltare su un trampolino rotondo per un motivo molto semplice. La nostra presa o tensione di nostra molle è equidistribuito per la circonferenza della stuoia. Se era esagonale, questo potrebbe essere un punto morto, un punto teso, un punto morto, un punto teso. Perché quando sto saltando su super jump, io non devo pensare dove poggio il piede. Io devo essere in grado di saltare e di tracciare figure con le mie gambe con una costanza, ok? E la costanza della tensione delle tapete di super jump e di cold sport che mi permettono di saltare in totale tranquillità, proteggendo le ginocchia da pronazione o di un superficie troppo duro perché sono stata omologati per super jump, ok? Ed in più vi lo sconsiglio quelle esagonali anche per un altro motivo, non solo per la questione della tensione della stuoia che rimane costante, ma non sono richiudibili. Noi con i nostri trampolini di super jump abbiamo tutti i nostri trampolini sono richiudibili a metà. Questo ci facilita la vita quando vogliamo portarli in giro. Tenetevi sempre, diciamo, aggiornati sui miei social perché io affronterò tanti problemi del trampolino per aiutarvi a saltare meglio a casa vostra.